Presidente, ci sarà il tempo di qualche domanda dopo? No, per niente, no. Il mondo di nuovo, unthinkable, cambiò e ci troviamo in una delle peggiori crisi economiche e finanziarie di questo secolo, dell'ultimo secolo. E questo nostro essere molto attivi e anche molto pubblici nel cercare di trovare delle soluzioni a questi problemi, magari con delle alleanze o delle opportunità di consolidamento, ci portò in America. Se non ci fosse stata l'opportunità della Chrysler, la parte auto non sarebbe stata in grado di essere autonoma, e questo soprattutto ci permette anche di guardare al futuro aprendoci ad altre opportunità. Presidente, posso mezza domanda gentilmente? Per il Fatto Quotidiano, giornale che con la sua cognata ci vuole. E se chi non ha firmato impugnasse l'accordo successivamente, in che posizione vi metterebbe questo? Ma io su Pomigliano abbiamo già detto tutto, aspettiamo di vedere le votazioni del 22. Se i suoi figli un domani le dicessero: papà, abbiamo trovato un lavoro, facciamo turni di 8 ore, non c'è la pausa, lavoriamo anche il sabato notte, cosa direbbe loro? Se uno legge il Fatto Quotidiano c'è stato spiegato, no, che è molto meglio lavorare che non lavorare. D'altra parte, come proprio il tema di oggi è proprio legato agli unthinkable, dunque noi ci dobbiamo preparare a sapere che affronteremo sempre delle cose assolutamente inaspettate, e la realtà è che l'organizzazione e gli individui devono essere capaci a gestire quelle.